Andiamo, tieni, uno a te e uno a me. Vediamo se sta abito messa a rotolo, no? Un... Cazzo, sbagliavo tutto. Come se sbagliavo? No, la... no, è vero, la forchetta va di qua. Il coso va sta qua. Guarda, però guarda la differenza fra questo e questo. Questo è fatto male. Anche il tuo è fatto male. Perché li ho fatti io. Qual è il problema? Questo è fatto bene e questo è fatto male. Vabbè, dai, Jimmy, tanto non li guardo. No, no. Vabbè, se li fanno un po' meglio. No, no, dai, dai, guarda, questo è cilindrico e questo no. Dai, rifallo. No, rifallo no. Applicati. No, lo fai tu, tanto non ti andrà mai bene cosa faccio io. Te non ti applichi, quindi non si può neanche dire ti applichi. Non ti applichi proprio. Non ti applichi. Mm-hmm. Sei buona solo a mettere la tovaglietta di legnetto. Di rattan. È una vita che aspetto questi momenti. Ok, direi che per preparazioni da sera prima ci siamo. Buonanotte, a domani. Benvenuti in questo nuovo video. Che bello dirlo, vi siete mancati. Allora, oggi è il 25 di novembre ed è una giornata bella. Uno, perché è il giorno dopo la fine del primo grandissimo progetto di Bloomwell e quindi finalmente posso rilassarmi. Ho deciso di prendermi proprio 2 giorni di stacco, lavoreremo uguale domani, però relax, insomma, diciamo. E quindi oggi per festeggiare ho invitato i miei amici Veronica e Ale da Piacenza e Cassandra e Federico da qua Milano. E ci riuniamo tutti, facciamo una giornata di festa, visto che vengono a pranzo, quindi sono super esaltata. Ci avete visto iniziare le preparazioni ieri e questi tavoli, ragazzi, sono una meraviglia. Cioè, già vi avevo fatto un vlog in cui invitavo amici a pranzo, a cena e vi raccontavo di come penso di essere una persona che proprio gode ed è felice nel momento in cui riesce ad accogliere, e lo sono sempre stata. Ho sempre voluto accogliere i miei amici a casa, ci provavo nelle case vecchie ma non era possibile. Qui invece praticamente dovrei fare un pranzo, una cena ogni giorno per lo spazio che abbiamo creato e niente, sono super esaltata. Quindi da ieri ci siamo portati avanti con le danze, apparecchiando e sistemando la meravigliosa tavola. Questa apparecchiatura così è molto molto basic a livello anche di tovagliette. Queste sono le tovagliette in rattan di coro e sono meravigliose. Ne ho altre qua, non si aperto facilmente. Sono bellissime, queste nella sezione non food di coro e sono stupende veramente. Fanno un effetto pazzesco con niente. I miei piatti soliti che sapete appartengono alla mia collezione, che ammetto un po', cioè qui ci stanno bene, in realtà sarebbero da esterno, secondo me tipo da più da pranzo in giardino, però vorrei creare altri set di piatti perché sennò diventa anche un po' ripetitivo. Posatine d'oro, bicchieri, abbiamo fatto l'upgrade, mi sono impuntata con i bicchieri del vino rosso perché mi piace bere il vino rosso in queste calici un po' più pomposi e basta. Quindi tavola molto basic ma d'effetto. Anche tovaglioli di lino, tocco di classe. E poi questa mattina di buona lena, ore 7, mi sono svegliata con calma, ovvio, ho fatto colazione e ho iniziato le mie preparazioni. Sapete che mi piace cucinare e che quando invito i miei amici, tipo, diventa per me una missione da compiere. E quindi il menù prevede, è stato scritto ed è stato deciso, aperitivo e lì tutti stuzzichini e patatine di coro, quindi non devo fare niente se non i miei nachos con la scamorza. Semplicemente stendo i nachos su una leccarda, su carta da forno, e sopra ci grattugio la scamorza. Lascio fondere in forno e viene una meraviglia, troppo troppo buona, con anche un pochino di timo sopra o origano, meraviglioso. Mentre per l'antipasto il menù prevede hummus, e ragazzi sono partita dai ceci secchi, cioè
questa è veramente dedication. Vi ricordate quando vi dicevo che tipo i legumi secchi era una noia che mai mi ci sarei avvicinata perché oddio li devi mettere in ammollo? Sì, ormai ora lo faccio. Sono diventata una di quelle persone che cuoce i legumi da che sono secchi, però devo dire che sono veramente molto più buoni. Cambia il poco, cioè è più una questione anche ambientale eccetera, però sono veramente deliziosi. E nulla, quindi ho fatto l'hummus e l'ho fatto sia di barbabietola che al nature, e l'ho fatto mettendo nel frullatore i ceci, la tahina, questa di Coro, tahina bianca, buonissima, e poi ho aggiunto un tocco, uno spin, che è un goccino di questo succo di zenzero e lime, sempre di Coro, che vi giuro, io, cioè, il nome è succo zenzero e lime, e dici, ok, succo, cioè, me lo posso bere? No. No, don't do it, don't do it. Cioè, è un anestetizzante, se appena lo si mette sulla punta della lingua. E in realtà sto cercando dei modi alternativi per utilizzarli, perché in realtà ha un profilo di sapore e gusto molto interessante. E quindi nell'hummus l'ho utilizzato al posto del solo succo di lime o di limone. Quindi io l'ho assaggiato e mi è piaciuto, speriamo che piaccia anche agli altri. Goccia di sale e via. Quindi ho frullato il tutto e poi metà l'ho messa da parte come hummus normale e per l'altra metà ho frullato a parte una barbabietola. E poi ci ho aggiunto l'hummus, ho frullato e è uscito l'hummus di barbabietola, semplicissimo e delizioso. Quindi questo sarà con poi crudité eccetera, poi adesso vediamo se mi invento qualcos'altro per l'antipasto, direi, perché sennò crudité e hummus è un po' poco. Poi tra gli antipasti ho fatto anche la zucca alla mediterranea, sempre questa mattina ho tagliato a fette queste due zucche che sapete... non sono le mie preferite, cioè non sono la Delica, che è proprio una zucca che io mangerei così senza aggiungere nient'altro, però insomma me le sono ritrovate in casa e quindi ho dovuto trovare un modo alternativo saporito per gustarle. Quindi prima le ho fatte tutte a fette, tagliate, tolti i semi, le ho stese su una leccarda e carta da forno e sopra ci ho messo questo mix di olive e capperi tagliate a coltello. Ho aggiunto pan grattato e un pochino di passata di pomodoro. Cioè sarebbero dovuti andare i pomodorini, però non sono proprio di stagione, qui non ce li ho in frigo. E quindi passata di pomodoro sia. Ha fatto questa sorta di poltiglia e l'ho stesa sulla zucca e l'ho infornata a 180 gradi finché è cotta, essenzialmente sapete, tipo 20 minuti, mezz'ora, fate il coso con la forchetta. Veramente buonissima e dà quel quid in più. È finalmente il momento del piatto forte, che sono le seppie ripiene. Quindi ho fatto la farcia, che è sempre pan grattato, un goccio di pomodoro, trito di capperi, olive, e ci ho aggiunto anche un pochino di hummus, giusto per fare un fil rouge. Qui ho le mie seppie e ora le vado a riempire. Ovviamente non è abbastanza farcia, quindi la faccio con la farina di avena, cioè con i fiocchi di avena. Quindi. E voilà, teglia completata, questo è il risultato finale. Meraviglioso, queste cuociono da soli in forno. Storia della mia vita. Un modo in cui amo cucinare le zucchine è così: le taglio tutte, cioè le taglio in quattro e poi le dispongo su una leccarda. Ve l'ho detto, il forno è il mio migliore amico quando devo fare cose per tanti e diverse, ovviamente, e non voglio stare troppo dietro a spignattare, quindi le dispongo tutte così e semplicemente ci metto un po' di spezie. Questo è il mix che ho usato anche prima ed è quello che Coro vende come condimento per le uova, ma ragazzi è meraviglioso ed è veramente buonissimo, da quel quid in più pazzesco. Così sopra e un filo di olio.
Ragazzi, abbiamo fatto l'upgrade, abbiamo il biberon per l'olio. E tadan! Queste vanno in forno, grill ventilato. Vero? Ma anche il divano sta bene verde. Sta bene, però guarda, secondo me inizia già a cedere. Davvero? Uno dei fortunati, dei quattro fortunati, ma solo... Stai tranquillo. Devi ancora assaggiarlo. Ieri è stata una giornata semplicemente meravigliosa. Alla fine siamo rimasti a tavola praticamente tutto il giorno, fino alla sera, che abbiamo persino riordinato le pizze per cenare insieme. Poi a un certo punto dovete sapere che il mio spirito natalizio in queste settimane è praticamente... ho annunciato che era praticamente inesistente. Un giorno ho detto a Jimmy: senti, non facciamo niente di addobbi quest'anno, neanche l'albero, tanto abbiamo un alberino mini, abbiamo quello, sapete, l'avete visto in tutti i vlog da anni ormai, un albero da 1,50 m che in questo loft ovviamente si perde. E ho detto: tanto non abbiamo l'albero, è sempre brutto, non mi piace, tanto poi andiamo via a metà dicembre, torniamo a fine gennaio e non ce lo godiamo, quindi non facciamo niente, spirito natalizio sotto le scarpe, cioè proprio zero, Jimmy zero. Lui ha annuito. Poi a un certo punto suona il corriere e dopo qualche giorno mi ritrovo un albero. Ha preso quest'albero da 2,10 m, l'ha preso online e è bellissimo perché è, ve lo faccio vedere. Guarda che bello. L'unica pecca ovviamente sono le lucine, perché avevamo queste lucine fredde e non abbiamo fatto in tempo, Jimmy non ha fatto in tempo a prenderle calde, e quindi ora sono rimaste queste. Vabbè, per quest'anno va bene così, non la accendiamo. E vabbè, comunque è in PE, questi rametti qua che sembrano veramente rametti veri, e invece dentro a riempimento è in PVC. Devo dire, veramente veramente bello. Tanto so che già me li chiederete, allora vi faccio vedere un po' di addobbi. Abbiamo queste palline, l'albero in generale è rosso, bianco e legno. Ok, questi sono i, e trasparente, insomma, questi sono i colori predominanti. Quindi abbiamo queste palline, questa e qualcuna qua di vetro, sono di Maison du Monde, anche questo qui è di Maison du Monde. Poi abbiamo rinascente, questi sonaglini stupendi, e questa palla con il Duomo di Milano, ovviamente un po' la città che ci ha accolto. E poi vediamo queste qua che sono in vetro, le ha prese Jimmy su Privalia tanti anni fa. Jimmy è un po' così, vede le cose, le piglia e le mette da parte per quando avremo un albero decente. E oh, è lungimirante, ragazzi. Qui questi qua di legno invece me li ha regalati la sorella di Jimmy, e sono, deduco, da tipo mercatini di Natale. C'è questo, c'è, vediamo, il gufetto.
c'è anche tipo la campanella, se non sbaglio c'è anche c'è un altro cavalluccio, in teoria ci dovrebbe essere anche un fiocco di neve che non vedo ora. L'anno scorso queste tipo queste palle giganti erano occupavano l'albero, ora neanche riesco a vederle. Poi c'è questo che è bellissimo, questa zampina, cioè stupendo, con scritto Luna, adoro profondamente, bellissimo. E nulla. Quindi ieri stavo raccontando appunto a tavola durante la giornata ai miei amici che il mio spirito natalizio è sotto le scarpe, e a un certo punto è uscita questa cosa: ma perché non facciamo l'albero? E io ammetto, ho colto la palla al balzo, perché quando mi ricapita di avere 6-4 piccoli aiutanti a fare l'albero insieme a me, mai. E quindi spero di aver creato una nuova tradizione, cioè l'anno prossimo rifacciamo un pranzo così e glielo butto lì. Ma non è che... No, beh, ammetto che è stato veramente bello farlo tutti insieme, mi ha dato molto un senso di famiglia e sono sicura che sia anche un po' trasferito dal video, e sono veramente veramente super felice. Quindi io chiuderei questo vlog qua in attesa di continuare a farne, però so che sarà già abbastanza lungo e non voglio neanche mettere troppa carne al fuoco, quindi io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento, fatemi sapere se avete già fatto l'albero, quali sono i vostri addobbi, dove li prendete, dateci un po' di idee, perché ora abbiamo un pochino di buchi nell'albero, non troppi, perché non mi piace un albero troppo pieno. E magari andiamo un po' alla ricerca di qualcosina. Shopping natalizio, dai. Lo spirito del Natale sta arrivando anche a me. Sta arrivando anche a me, con molta calma, ma sta arrivando anche a me. Ciao ciao!